Oggi parliamo di aceto. E che aceto? Andremo in un'azienda storica con più di 100 anni di lavoro e di passione alle spalle. Un'azienda che è un simbolo d'eccellenza del torinese, del Piemonte, ma direi dell'Italia intera. Scopriremo come nasce l'aceto, ma l'aceto quello d'eccellenza, quello di livello altissimo. Scopriremo come viene lavorato, come viene trasformato, scopriremo tutte le sue caratteristiche. Insomma, una puntata che, come vedrete, sarà molto molto curiosa. Quindi non vi rimane altro da fare che mettervi comodi, perché il vostro Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze italiane, ha già pronto per voi una nuova puntata delle eccellenze dei territori. Mettetevi comodi, sigla! Bene, carissimi amici, quelli che vedete sono le nuove generazioni della famiglia Barbello, che da più di 100 anni qui nel torinese portano avanti eccellenza e tradizione. Raccontatela un pochettino la storia di questa azienda. Ovviamente non abbiamo il tempo di raccontarla tutta, abbiamo detto più di 100 anni. Però Barbello oggi che cos'è e da dove arriva per essere così come oggi? Come hai detto tu, la nostra storia ha 100 anni, è cominciata dal nostro nonno e poi hanno preso la palla i nostri genitori, nostro padre, mio fratello Davide e poi il papà di Marco. E adesso siamo arrivati alla quarta generazione, dove c'è anche mio cugino Jacopo, il più giovane della famiglia, che è stato sparso gli anni a Bastiglia, dove abbiamo la nostra acetaia 4.0, dove facciamo la produzione di balsamico, di aceto balsamico di Modena, IGP. E poi da qualche mese è venuto anche lui qua in azienda con noi. Cioè, il più grande della famiglia adesso è mio cugino Marco, che si occupa di tutta la parte di commerciale estero e adesso da qualche tempo anche di finanza. Mio fratello Davide, che invece si occupa degli acquisti e anche delle materie prime e anche parte del commerciale. Io che invece sono la responsabile qualità e mio cugino Jacopo che, come ho detto prima, sta prendendo la parte di produzione. Insomma, il bello della vostra azienda secondo me è anche questo. Dopo andremo a vedere proprio nel dettaglio, mi porterai Marco in giro a vedere proprio come nasce il vostro aceto. Però il bello è questa famiglia che da 100 anni, dai nonni, forse i bisnonni addirittura, è ancora qui e ancora uniti, perché si vede proprio che siete uniti già con le nuove generazioni. Quindi devo dire veramente innanzitutto complimenti per tutto quello che avete fatto e in bocca al lupo ovviamente per tutto quello che farete. E direi che a questo punto possiamo iniziare il nostro piccolo tour per vedere come nasce l'aceto, perché poi alla fine la cosa più importante è quella. Quindi andiamo a scoprire come nasce l'aceto Barbello. Andiamo. Iniziamo dunque a scoprire come nasce l'aceto Barbello. Siamo in compagnia di Marco, il più anziano, mi dico, il vecchio. Famiglia. No, è giovanissimo anche lui, però, che ci racconta un po' proprio cosa succede, perché il mondo dell'aceto è un mondo particolare, perché tutti lo usiamo, però in pochi sanno poi effettivamente come nasce e in pochi sanno che non tutti gli aceti sono uguali. L'aceto Barbello è un aceto molto particolare, direi quasi unico nel suo genere. Perché? Ma grazie per i complimenti, prima cosa. Come disse mio nonno, è molto facile fare un buon aceto, basta partire da un buon vino. Se io compro un vino buono e sono bravo a non rovinarlo, ottengo un buon aceto. Se vado a comprare un vino non buono, non potrò mai ottenere un buon aceto. Quindi la cosa più importante è la scelta della materia prima. Soltanto vini da tavola sani e genuini. Noi ne compriamo abbastanza, compriamo intorno ai 15 milioni di litri di vino all'anno, ma non ci ubriachiamo, li teniamo solo per l'aceto. Dopodiché, in maniera completamente naturale,
trasformiamo questo vino in aceto. Ma qual è il piccolo trucco? Il piccolo trucco per fare un aceto di qualità è non trasformare tutto l'alcol in grado acetico, ma lasciare una percentuale di alcol residuo, perché questo alcol residuo lasciato, come vedete, in questi stupendi botti di Rovere Larice, arriva a stare per oltre 2 anni, forma al suo interno l'acetato di etile che dà un profumo, un bouquet, un aroma particolare ed eccezionale ai nostri prodotti. Quindi noi in realtà non facciamo nulla, lasciamo fare tutto la natura. Noi siamo un po' bravi a non rovinare quello che la natura ci regala e abbiamo questo stupendo legno che ci dà la possibilità di ottenere un prodotto finito particolare, diverso da quello degli altri. Possiamo quindi dire che l'aceto Varvello da più di 100 anni mantiene sostanzialmente le stesse caratteristiche? Sì, le mantiene grazie a cosa? Grazie al fatto di questa cantina, di questa flora batterica che noi manteniamo negli anni, di questo clima, microclima controllato, di questo legno dei nostri impianti di fermentazione, che fanno sì che nel tempo non perdiamo la peculiarità della qualità del nostro prodotto, che fa la differenza proprio rispetto invece a prodotti che compro oggi, trasformo e vendo domani, andando anche da vari fornitori diversi. Noi abbiamo, possiamo permetterci di dire, una blockchain controllata anche per quanto riguarda l'acquisto delle materie prime, scegliamo fornitori che conosciamo mai da anni, quindi anche la matrice vino tendiamo a farla più o meno sempre uguale per dare linearità durante il tempo alla qualità dei nostri prodotti. Questo devo dire che è veramente molto importante, perché forse non tutti lo sanno, molto spesso l'aceto è quasi un po' uno scarto, se vogliamo dirlo. Per voi invece no, per voi l'aceto è il... Per noi l'aceto è vita, è l'elisir di lunga vita è l'aceto. Poi attenzione, come nel vino c'è vino e vino, nell'aceto c'è aceto e aceto. Quindi Varvello, 101 anni di storia, 4 generazioni... Sicuramente anche magari grazie al fatto del prezzo, ma sicuramente grazie al fatto della qualità. Chi fa alimentare, Davide, ha un vantaggio incredibile. Io posso essere bravo a parlare finché voglio, ma quando assaggi il prodotto è il tuo stomaco che decide se il prodotto è buono oppure no. Quindi se fai prodotti nuovi stai sul mercato, se fai prodotti non buoni sul mercato non ci stai. E se voi ci siete da più di 100 anni, un motivo ci sarà. Ma andiamo avanti, perché abbiamo ancora tante cose da scoprire, perché la filiera dell'aceto è molto ampia. Lunga. E quindi andiamo a scoprirla. Perfetto. Come ti spiegavo, Davide, qua siamo arrivati dove abbiamo i nostri tini di stoccaggio. Quindi alle mie spalle vedete questi tini in acciaio AIGI 316 da 1250 ettolitri cada uno. Per farvi capire meglio, quando avete quelle grandi cisterne che girano per strada, qua dentro ce ne stanno 4. Qua cosa facciamo? Teniamo il vino quando arriva in attesa che entri all'interno del nostro stabilimento per essere trasformato in aceto. Oppure teniamo l'aceto già trasformato, pronto ad essere imbottigliato o venduto tal quale all'industria conserviera che utilizza sfuso, come per esempio per i sottaceti. Eccoci arrivati dove andiamo a imbottigliare finalmente il nostro aceto. Quindi qua siamo nella linea imbottigliamento vetro, che è la linea dedicata agli aceti di più alta qualità che vanno imbottigliati giustamente nel vetro. Quindi qua abbiamo una capacità di battuta oraria che viaggia intorno dagli 8 alle 10.000 bottiglie ogni ora. La qualità dell'aceto Varvello ha fatto sì che anche altri marchi, altri nomi di industria alimentare ci hanno chiesto di produrre l'aceto a loro nome. Quindi noi non produciamo soltanto aceto a marchio Varvello, ma produciamo anche aceto conto terzi, perché ci sono fidati alla nostra tradizione e della qualità dei nostri prodotti per pregiare le loro bottiglie con il loro nome, ma il nostro prodotto all'interno. Caro Davide, potevi mica pensare che in 100 anni ci fermassimo soltanto all'aceto, no? 100 anni ci sono serviti a pensare anche ad altre cose. Siamo entrati nel mondo delle creme o glasse balsamiche. Quindi questo è un prodotto buonissimo, una glassa balsamica. Abbiamo dato una mano ai cuochi, agli chef, che addensano l'aceto con farina o zucchero sul fuoco in cucina. Noi lo facciamo per loro e gli diamo il prodotto già pronto all'uso. Quindi questa è la nostra linea dove imbottigliamo e produciamo le glasse balsamiche.
Quindi siamo arrivati alla fine del viaggio. In qualche maniera dobbiamo portarvi l'aceto che abbiamo prodotto ed imbottigliato. Quindi qua siamo all'interno del nostro magazzino automatico, tiene 4.000 posti pallet, tutti direttamente automatizzati. Quindi c'è un algoritmo che calcola a seconda delle uscite, la velocità delle uscite, dove andare a posizionare i vari bancali e prepara in automatico i carichi, le bocche di carico per i camion che arrivano. In realtà che finalmente il nostro prodotto, grazie ai nostri clienti, alla grande distribuzione, ai ristoranti e ai bar, arrivi dentro il vostro stomaco. Grazie. Carissimi amici, purtroppo il nostro viaggio qui dall'aceto Varvello sta per finire, ma finiamo in bellezza, perché siamo in un luogo dove di prodotti a marchio Varvello ce ne sono veramente tantissimi, perché mi avete stupito, cioè fate uno pensa, fanno solo l'aceto, e invece no, quanti tipi di aceto, quante cose ci sono. Esatto, ogni tipo di aceto quindi va anche messo nel suo giusto involucro, chiamiamolo così. Quindi, come vi spiegavo, per farvi un piccolo riassunto, partiamo dalla bottiglia in PET, in plastica, che avete visto che soffiamo direttamente noi al nostro interno, dove passatemi il termine mettiamo l'aceto più comune, per passare alle bottiglie più belle da mezzo litro, dove arriviamo ai monovitigni, tipo questo qua, un aceto di Chianti, quindi compriamo il vino Chianti, un po' ce lo beviamo e un po' lo bottigliamo per voi, fino ad arrivare a prodotti più particolari, in bottiglie anche molto particolari, molto belle. Questo per esempio è un condimento rosé, un prodotto molto nuovo, giovane, che piace molto anche ai signore, che viene prodotto in queste bottiglie molto fashion e particolari. Quindi qua vedete un po' tutta la nostra gamma di prodotti, dal litro alla piccola bottiglia. Tutti i prodotti che sono pronti per voi vi aspettano, ci trovate sul sito www.acetovarvello.com, sui maggiori social, Facebook, Instagram, nella grande distribuzione, da Italy qua da noi per restare in Piemonte, e nei negozi e ristoranti. Assaggiateci e poi deciderete. Quindi vi abbiamo fatto vedere la cantina per l'aceto di vino, vi abbiamo parlato dell'aceto balsamico di Modena, delle creme balsamiche, ma non dimentichiamoci anche che facciamo anche aceto di mele, quindi aceto di mele normale, quello biologico non filtrato, che è un prodotto che sta andando tantissimo, molto salutare, ottimo per lo stomaco, che si beve anche diluito con un po' d'acqua, due bicchieri al giorno, e vi assicuro che farete 101 anni come noi di vita. Grazie. Che dire, carissimi amici. Oggi le eccellenze dei territori vi ha fatto conoscere una realtà veramente incredibile, una realtà storica, pensate, più di 100 anni di tradizione, di territorio. Una vera e propria eccellenza torinese innanzitutto, ma anche piemontese e direi italiana. Abbiamo visto come nasce l'aceto. L'aceto quello veramente d'eccellenza, perché abbiamo anche scoperto che non tutti gli aceti sono uguali. Beh, devo dire che per me è stata una vera emozione, un vero piacere potervi far conoscere l'azienda Varvello, perché è un'azienda, come detto, storica e molto molto importante. E devo dire che sono certo che voi abbiate apprezzato quanto visto. Dal vostro Davide Gervino, la faccia delle eccellenze italiane, per il momento è tutto. L'appuntamento è alla prossima puntata delle eccellenze dei territori. Non vi dico ancora dove andremo, ma come sempre sono sicuro che vi piacerà, perché scopriremo un mondo che merita di essere scoperto, il mondo delle eccellenze. Alla prossima, ciao!